Io sono Deborah Cuini, sono medico, omeopata, omotossicologa, mi occupo di medicina ambientale, sono referente provinciale per la provincia di Macerata dell'ISDE, dei Medici per l'Ambiente, referente regionale per lo Stop 5G delle Marche. La mia esperienza con la Strive è cominciata perché occupandomi soprattutto di bambini, perché nel mio studio vengono tanti bimbi e cercando di aiutare sia le mamme e i papà a rendere il loro percorso di crescita ottimale, il migliore possibile, nonostante ovviamente le condizioni ambientali in cui viviamo, è stato un ottimo strumento, ovviamente insieme ad altri presidi diagnostici e terapeutici per valutare in che condizione si trova il bambino in relazione all'ambiente in cui viviamo, perché dobbiamo considerare che anche se noi siamo ovviamente purtroppo immersi in tanti tipi di inquinanti aerei, inquinanti nell'acqua, inquinanti nella terra e anche inquinanti elettromagnetici, perché siamo veramente in questo periodo sommersi da tanti stimoli negativi, dobbiamo anche considerare che comunque il nostro stato di salute, la nostra condizione individuale può essere determinante per darci uno strumento in più per fronteggiare questo tipo di attacco e quindi andare a vedere quali sono le nostre carenze individuali e andare a cercare anche quali possono essere i modi migliori per ottimizzare le nostre capacità di resilienza nei confronti dell'ambiente che ci circonda e quindi poter sfruttare al meglio gli stimoli che ci arrivano e non farli diventare degli stress negativi, ma degli stress positivi, è sicuramente un'ottima opportunità per noi operatori della salute. Quindi Less Drive con i report che abbiamo adesso, soprattutto con i report bambini e neonati, ci dà la possibilità di vedere anche quali sono quelle carenze che magari ci sono nell'ambito del neurosviluppo o nell'ambito della crescita, nell'ambito del supporto intestinale o immunitario del bambino che ovviamente per tutta una serie di motivazioni può essere messo un po' in difficoltà. Per cui è sicuramente un ottimo strumento in aggiunta a tutto poi la conoscenza, l'esperienza e la diagnostica clinica classica che ci dà una mano per trovare la soluzione migliore specifica per quel paziente.